Da quassù non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi. Le cose torneranno mai come erano prima, secondo te? E per te? Dopo quello che è successo e ciò che abbiamo perso. Quindi è finita. Il corso della storia è cambiato. Non si torna indietro. Non si torna indietro. Ma andare avanti non significa farla finita. Buonasera signore e signori, abbiamo l'onore di avere qui stasera con noi un'altra doppiatrice che, come molti di voi potranno conoscere per Misty di Cyberpunk 2077, Lev di The Last of Us 2, Xayah di League of Legends, Minoru di My Hero Academia, però noi l'abbiamo invitata qui stasera per un motivo, o tanti altri, però comunque ci interessa perché lei è stata la doppiatrice di Elise de la Serre in Assassin's Creed Unity. Signore e signori, Annalisa Longo. Buonasera, buonasera a tutti. Salve. Buonasera a tutti gli amici del Salve. Salotto degli Assassini. È un piacere essere qui. Ciao a tutti. Altrettanto. Buonasera Annalisa. Ok, beh, allora. È un piacere per tutti quanti noi. Vabbè, Pietro, grazie, la prima grazie. Domanda è tua. Sì, la prima domanda, come solito, quasi sempre, sempre mia. Allora, la prima domanda è quella di rito che facciamo. Perché hai iniziato a diventare doppiatrice? Come? Quando? E perché? Allora, il motivo fondamentale... Io sono sempre stata appassionata, fin da ragazzina, di anime, manga, insomma, anche tutta la cultura giapponese, e questo è stato... E fin da ragazzina ho sviluppato, credo di conseguenza, questa passione al doppiaggio, e mi ricordo che io e mia sorella, in realtà tutte e due, avevamo questa passione viscerale per il doppiaggio, riconoscevamo tutte le voci, addirittura fin da piccole ci mettevamo a guardare la TV e, questa è la doppiatrice che ha doppiato anche quell'altro personaggio in quell'altro cartone, eravamo fissatissime e addirittura stavamo lì a commentare ma in questa frase il personaggio manca un battito, cioè eravamo già fissate con questo, con la dizione, insomma, delle vere fanatiche. E da lì è stata quasi una conseguenza naturale, insomma, una volta uscita dalla galera delle scuole superiori, cercare di approcciarmi, insomma, a questo mondo, mettendocela tutta per riuscirci, insomma, chiaramente con i sacrifici del caso, insomma, uno fa mille lavori... man mano finché non riesce, insomma, è stato un percorso all'inizio non facilissimo, nel senso che comunque giustamente bisogna anche guadagnarselo, credo, questo tipo di lavoro come molti altri, ed è stato all'incirca nel 2008 che posso dire di aver fatto il primo turno, di aver iniziato ufficialmente. E la cosa buffa, se ripenso a quando ho iniziato, al perché, al per come, la cosa buffa è stata sicuramente che, ovviamente, arrivata negli studi, io riconoscevo i colleghi, a quel tempo non li chiamavo ancora colleghi, non avevo ancora la presunzione di chiamarli tali, di definirli tali, però riconoscevo appunto i doppiatori dalle loro voci, perché io ero appunto fissatissima, allora magari passava... Emanuela Pacotto, lei, bastava che questi dicessero ciao e io, Elisabetta Spinelli, oh mio Dio, e insomma avevo anche la tachicardia, perché per me era come vedere dei miti viventi camminarmi a fianco,
e non vi dico la sensazione magari poi di averci lavorato insieme, la sensazione quella, ma tuttora io quando magari non lo so, sono in sala con uno di questi che per me sono e rimangono mostri sacri, penso, ma te ti stai rendendo un attimo, no, forse è meglio che non ti rendi conto, perché sennò iniziano a tremarti ancora le gambe, ancora dopo non so quanti anni, 13. Vabbè, questo è stato un po' l'inizio di questa avventura. Ma che figata però, perché non lo so, tu da piccolo magari ascolti tutte queste voci e poi entri in sala e ti salutano così, come wow, è fantastico. O se no chiedi tipo dov'è il bagno e Patrizia Scianca ti risponde in fondo al corridoio, tu dici in fondo al corridoio, ok, in fondo al corridoio. Grazie, con perfetta edizione. Grazie Goku. Sì, Goku e milioni di altri personaggi su cui la sentivo, su cui sentivo tutte cose. Chi era anche quello di Suneo di Doraemon pure. Ragazzi, un sacco. Vabbè, molti. Bene, un po' come noi, anche cioè, facendo queste interviste per noi è come parlare con i personaggi stessi, anche se poi non è così, però un po' quella sensazione. Quindi... Va bene, allora cercherò di non infrangere i vostri sogni aprendo bocca. No, assolutamente, anzi, noi ci riteniamo molto fortunati a poter parlare con te e con tutti gli altri prima e che verranno anche dopo, perché noi pure siamo molto appassionati del mondo del doppiaggio. Ora, se non sbaglio, toccava proprio ad Alessandro fare la domanda. Bravo. Mi raccomando, non cattivo. Dunque, noi spesso ci chiediamo quanto è difficile per un doppiatore o anche per un attore interpretare un personaggio. Per una questione di spoiler, quindi la domanda che ti faccio è: nel momento in cui doppi qualcosa di cui sei fan, hai paura di spoilerarti la trama di qualcosa, visto che doppi o reciti? Ma allora, questo è successo sia con degli anime, ma sicuramente anche con magari delle serie TV a cui magari mi sono appassionata. E poi oltretutto c'è anche il fatto di non voler logicamente spoilerare a nessuno, a nessun altro esternamente, ovviamente anche per questioni di riservatezze, per questioni contrattuali, anche poi soprattutto nel mondo dei videogiochi che sono molto rigide, insomma. Però sì, doppiare qualcosa di cui sei stato appassionato effettivamente è abbastanza alienante e comporta tutta una serie di strane sensazioni, oltre alla paura di spoilerarsi qualcosa. Cioè, entra anche in gioco un fattore di responsabilità, perché tu dici, io ho una responsabilità, ma questo succede in un sacco di prodotti anche magari di cui io non sono fan, o di cui io non, che io non seguo, che però hanno un certo spessore, o dei quali conosco la storia, insomma, quindi lì entra in gioco anche questo fattore di rispetto e di responsabilità, insomma. Mi hai risposto in modo abbastanza esaustivo, quindi posso già chi tocca adesso? No, tocca adesso a Bonetto. Bonni. Sì, turno mio. Allora, Annalisa, secondo diciamo alcuni, un doppiatore, per quanto possa essere talentuoso e di successo, spesso non aggiunge niente al personaggio che doppia. Di conseguenza si limita solamente a dare una sua interpretazione. Il doppiaggio in questo modo regredisce un po' ad una catena di montaggio e non è uno stato di arte. Cosa ne pensi tu in merito a questa opinione, che è più condivisa di quel che si crede? Allora, innanzitutto vorrei chiarire quello che per me è il concetto di non aggiungere niente al personaggio, nel senso che se si parla di stato di arte e di appunto creatività, di dare un valore aggiunto, penso quindi al personaggio, però il doppiaggio c'è anche da dire che è una dimensione per la quale bisogna avere comunque rispetto per l'originale, fondamentalmente per quello che è già stato fatto e per quello che è la fede, tutto ciò che riguarda la fedeltà al personaggio, perché comunque se tu nel nome dell'arte, insomma, vuoi dare qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa di tuo, secondo la mia modesta opinione, non è sempre giusto, perché comunque
non sei tu. Non sei tu che stai interpretando quel personaggio in carne ed ossa, sei al servizio di qualcosa che è già stato fatto, di qualcosa che ha dei limiti perché sono già stati decisi. Quindi è molto sottile il limite, è abbastanza indefinito il limite entro cui stare e oltre cui spingersi per aggiungere qualcosa di nostro come attori, come artisti, diciamo così, al personaggio. No, ma più che altro su questa cosa qua, no? Che molti appunto criticano il doppiaggio, sì, come ci disse Diego Baldoin, lui disse alla fine noi, è vero, magari non facciamo qualcosa di originalissimo, perché noi offriamo un servizio, ok? Però, cioè, voglio dire, se uno deve criticare il doppiaggio, perché lo deve fare? Ma perché? Cioè, guardate in originale e basta, cioè, capisco che magari può piacere di più. Io molte volte ho guardato film o serie in originale, tuttora lo faccio. Però cioè, non è che vado a criticare il doppiaggio, prima di tutto perché mi piace ed è quello che vorrei fare. E poi, cioè, non mi sembra una critica inutile e stupida. Beh, ma criticare il doppiaggio in che senso? In quanto qualcosa di sbagliato che impoverisce a prescindere un'opera? O criticare il doppiaggio per il modo in cui i doppiatori magari hanno reso un personaggio? No, la prima che hai detto, che sulla seconda, diciamo, non vedo tantissimi difetti, poi magari io ne capisco poco, però sul doppiaggio italiano ho visto sempre grandi interpretazioni. Ci saranno le pecche, voglio dire, però... No, vabbè, come in tutte le cose, però, ecco, chi critica il doppiaggio a prescindere... Allora, io per esempio, che sono sempre stata appassionata di doppiaggio, ho sempre guardato le cose, capita anche a me di guardare le cose in originale, ma dopo averle viste doppiate. Quindi c'è questa ambivalenza, nel senso che così lo faccio per un mio interesse culturale, per vedere anche nella lingua originale, per apprezzarla anche in quel senso, ma prima di tutto guardo un'opera doppiata. Secondo me il doppiaggio, se fatto bene, fedele all'opera, appunto su questa, se fedele all'opera senza passarci sopra come un rullo, è assolutamente una cosa buona, è assolutamente una cosa buona e apprezzabile. Sicuramente ci sono doppiaggi più fedeli e meno fedeli, come in tutte, insomma, come in ogni cosa c'è, insomma, la cosa fatta meglio, la cosa fatta meno bene, però se un doppiaggio è molto fedele, anzi è un servizio prezioso per i fan e gli permettono di goderlo appieno. Certo, anche l'adattamento entra in gioco in questo caso, perché anche l'adattamento, per quanto non si possa mai sempre rendere qualcosa in originale, farlo rendere nella nostra cultura, comunque si può essere perfettibilmente fedeli, insomma, il più possibile. Quindi sì. No, ma a parte che per l'adattamento appunto è a volte obbligatorio adattare delle cose in un modo, perché se lo traducessi veramente alla lettera sarebbe, non avrebbe senso, cioè... No, sicuramente non sarebbe neanche, non renderebbe allo stesso modo, sì. Va bene, comunque, visto che dovevo fare una domanda, allora nell'ultimo periodo è uscita questa notizia circa una tecnologia che sarebbe appunto in grado di tradurre in ogni lingua la voce degli attori. Sì. Quindi andando di fatto a sostituire i doppiatori. L'app israeliana. Era quella lì, se mi sbaglio. Ne parlò anche Luca Ward comunque. Sì. Ci siamo tutti. Ecco, no. Tu cosa ne pensi? Cosa ne penso? Penso che la tecnologia faccia passi molto grandi a livello esponenziale negli ultimi anni, però penso anche che da qui al giorno in cui una voce robotica di un bot possa comunque restituire tutte le emozioni che restituisce una persona in carne ed ossa, quindi un attore, un doppiatore, ce ne passerà di tempo, perché bisognerà proprio impegnarci, sì, per creare una roba così. Adesso come adesso la vedo abbastanza remota e abbastanza lontana nel tempo, perché, torno a dire, l'emozione in quelle sfumature sottili che restituisce una persona sono difficili da ricreare con la tecnologia, insomma. Non ci siamo ancora arrivati. È anche una questione di adattamento, no?
cioè ci sono dialoghi che in quella certo. lingua non funzionano. Assolutamente. Per forza di cose tradurre in un'altra maniera. Sì, infatti questo è stato anche uno dei primi quesiti che ci siamo posti anche noi del mestiere, ci siamo detti ma come puoi rendere rispettare le labiali banalmente, i battiti, le lunghezze? Già questo è un punto, è una problematica abbastanza evidente, ecco. Quindi... Vabbè, noi siamo a sfavore, nel caso non si ecco, fare. Bravi, continuate siamo a esserlo. Anch'io sono no, a sfavore. No, ma anche perché io vorrei fare doppiaggio, quindi non è che mi voglio vedere il lavoro rubato da No, certamente, quindi senza... noi ci batteremo affinché questa cosa non avverrà mai. Anche perché, anche perché in realtà, secondo, cioè, da quello che so io, il termine doppiatore è un po' inadeguato. È più opportuno però, dire attori prestati al mondo del doppiaggio. Assolutamente. Quindi, cioè, non è soltanto un servizio di traduzione. No, no, certo, anch'io sono d'accordissimo e ovviamente tengo sempre a ribadire che il doppiatore è prima di tutto un attore, non sono due cose diverse, non sono due cose che possono prescindere l'una dall'altra, insomma. Cioè, puoi essere un attore, ma non un doppiatore, ma non un doppiatore, non un attore. Ecco, questo è... Cioè, non sono riuscita a dirla senza impapinarmi. Questo è notevole, devo dire, a quest'ora. Vabbè, il concetto era chiaro. Cioè, tu puoi rispettare il labiale quanto vuoi, ma se poi reciti da cani non vale. Assolutamente, no, ma poi non è... Anche se vai a riprodurre qualcosa che è già stato fatto, devi metterci l'anima lo stesso. Assolutamente. Sì, assolutamente. Passo la prossima domanda, dovrebbe essere proprio Matteo. Preferisci quindi che la tua voce sia riconoscibile nel momento in cui doppi? Ma nel senso che sia molto particolare, esatto, sì. Nel senso, nel momento in cui qualcuno vede un personaggio di una serie, un anime, quel che è, vuoi che quel personaggio e la sua voce sia subito quindi riconoscibile, doppiata da te? Allora, sì e no, nel senso che, vabbè, da un punto di vista proprio oggettivo, per la tipologia di voce che ho io, la mia voce tendenzialmente è riconoscibile, perché comunque è abbastanza particolare e mi è stato detto, e l'ho riscontrato. Però c'è anche da dire che a me piace vedere anche questo lavoro in modo un po' camaleontico, nel senso che ogni volta che ti approcci a un personaggio, Il mio ideale di lavoro è fondermi col modo di parlare, col modo di essere del personaggio e quindi seguirlo in modo camaleontico, senza essere sempre troppo me stessa sopra un personaggio. E quindi vorrei che questo venisse fuori anche nella voce, perché comunque la voce è anche la conseguenza di come recitiamo e di come ci fondiamo col personaggio. Certo, non puoi cambiare timbro, però puoi essere meno riconoscibile, nel senso può essere un complimento, nel senso che puoi essere sempre molto diversa a seconda del personaggio. E questo, secondo me, è ciò a cui vorrei tendere, insomma. Non so se sono stata un po' contorta, non so se ho reso. No, no. E quindi proprio per questo hai mai rifiutato qualche ruolo? No, non ho mai rifiutato ruoli, anche perché ogni ruolo è un'opportunità. È un'esperienza. E tendenzialmente non c'è qualcosa di lavoro, di questo lavoro che non mi piaccia fare. Quindi finora non mi è mai assolutamente capitato. Sì, no, perché magari parlando con gli altri doppiatori è venuto fuori che ci possono essere disguidi con direttori di doppiaggio, oppure nel momento in cui un personaggio non lo sentono proprio, preferiscono rifiutare direttamente il ruolo che magari recitare male. Allora, per quanto riguarda il primo punto, e cioè il non andare d'accordo col direttore di doppiaggio o con qualche collega del cast, questo può succedere, siamo persone, purtroppo a volte queste dinamiche impedirebbero comunque di fare un buon lavoro se le problematiche sono abbastanza marcate. Chi lo sa, può essere che a discapito di un buon lavoro si preferisca rifiutare, insomma. Ma circa la questione del non sentire un personaggio mio, ecco, questa è una frase che io non amo pensare,
perché alla fine io non vorrei che ci fossero personaggi miei o non miei. Potenzialmente come attrice mi piacerebbe spingermi ovunque, non lo so, capito? Non vorrei autolimitarmi. O... Certo, poi che i risultati poi siano sempre ottimali, questo non lo so, lo deve dire il pubblico, lo devono dire i miei colleghi e il direttore con cui lavoro, però tendenzialmente non mi piace la frase «non lo sento mio». Sono io che devo andare verso il personaggio, non il personaggio che deve venire verso di me. Questo però è un mio pensiero. Cioè, giusto, può avere no, il pensiero no, posto, super così. Giusto e super condivisibile. Mi trovo molto d'accordo, sì, infatti. Sì, sì. Okay. Allora, ragazzi, io prima che Gio faccia la sua domanda, vorrei fare una domanda fuori programma. Vai. Ci ho pensato adesso proprio. Dunque, volevo chiedere che sensazione si prova quando magari in una sala di doppiaggio si doppia o si sente doppiare momenti di violenza fisica. Sembra una domanda un po' strana, però quando ce ne parlò Diego Baldoin, perché parlammo con Diego Baldoin di ciò, io rimasi un po'... Cioè, dissi, cacchio, non l'ho mai vista in quest'ottica la questione. Cioè, cosa provano questi doppiatori, attori, quando devono andare a recitare scene di violenza fisica o anche a sentirle in sala di doppiaggio? Sono sicuramente momenti molto forti, soprattutto se li vivi mettendoci insomma la tua interpretazione a pieno, insomma sono momenti coinvolgenti che possono anche sconvolgerti momentaneamente, insomma, perché comunque nel doppiaggio, come nella recitazione in generale, sì, come anche in teatro, si affrontano ovviamente dinamiche molto forti e più tu le vivi con rispetto, le interpreti restituendo tutto te stesso, chiaramente più ti entrano dentro e possono crearti sconvolgenza, sconvolgimento. Io ricordo di aver provato diverse volte una sensazione di così, mi sono sentita scossa diverse volte quando ho sentito doppiare scene molto forti o quando anch'io ero coinvolta direttamente nel doppiaggio di queste, insomma. Però secondo me adesso è brutto da dire parlando di scene di violenza eccetera, però in realtà è questo coinvolgimento emozionale, è proprio il bello di questo lavoro, cioè nel bene e nel male rimani coinvolto, una parte di te rimane sconvolta, rielabori delle cose lì per lì, magari su tematiche forti in senso negativo, insomma insomma può destabilizzare, però in realtà il bello di questo lavoro è proprio fondersi con le emozioni e farsi coinvolgere, e se non fossimo persone che si coinvolgono emotivamente, boh, non so se potremmo farlo questo lavoro, penso. Però comunque sempre nei limiti, cioè sì. c'è qualcuno che invece pensa che la troppa immedesimazione in un personaggio possa anche non essere ottimale, diciamo, cioè ok, impersonificarsi nel personaggio, però bisogna stare attenti, no? O forse sbaglio. Adesso qui bisognerebbe capire, definire il concetto di medesimarsi troppo, perché insomma questa cosa è un po' vaga, nel senso che comunque il limite, cioè io non saprei dare un limite fin dove ci si può spingere per dare se stessi per un'interpretazione, ecco. Non lo saprei definire. Quindi, visto che abbiamo parlato di violenza, di cose del genere, parliamo del prossimo gioco che andremo a trattare con la domanda di Giovanni. Ah, ok. Yes. Vai. Sì, appunto, l'aveva già introdotto anche Pietro. Hai avuto più recentemente modo di doppiare appunto Lev. Sì. Questo personaggio, un primo personaggio transessuale, almeno per quanto riguarda The Last of Us, sì. Appunto per chi non l'ha giocato, per chi non conosce il gioco, appunto più volte poi stanno inseguendo lui e sua sorella, lo chiamano Lily o le chiamano, sì, le traditrici, sì. Però appunto non si capiva bene il perché, viene fuori dopo, ti fai una domanda dopo, sì. Un personaggio Lev che appunto si sente maschio e sì, si taglia i capelli come è permesso fare nella loro
società solo sì. alle donne, e per questo cominciano ad essere cacciate, addirittura la madre cerca di ucciderlo quando sì. ritornano al loro villaggio. Sì. Quindi la mia domanda era come ti sei sentita appunto a doppiare un personaggio comunque così forte, così particolare nel generico contesto videoludico? Diciamo che allora innanzitutto non mi era mai capitato un personaggio che si potesse neanche definire vagamente transgender, o comunque nel suo caso, cioè più che transgender, lei fa una scelta, si sente maschio in corpo di donna, quindi si comporta come un maschio, però a quanto non è propriamente comunque transgender, nel senso che sì, esatto. è più una, ed è forte a livello sia per quanto riguarda l'interpretazione, perché comunque carpire e rendere giustizia all'emotività di un personaggio che ha questo conflitto interiore, insomma, non è semplice, non mi è mai capitato, almeno nel contesto videoludico, e quindi sì, già questo è stato abbastanza impegnativo, come anche parlando del lato tecnico, anche la resa vocale, nel senso che comunque volendo restituire rispettosamente l'interpretazione di questo personaggio, allora anche la voce, non è, a me è capitato, come penso si sappia, di doppiare spesso maschietti in cartoni animati, in un sacco di cose, anche in videogiochi. E appunto la voce lì, semplicemente quella del personaggio, ma di un bambino, insomma, dipende dall'età. Ma in questo caso una ragazza che si atteggia come un maschio, allora anche lì ho cercato di, poi spero di averlo reso, ma ho cercato di mantenere un equilibrio difficile, per carità, nella voce, per cui non si... Cioè, io non l'ho doppiata come un maschio, perché così mi sembrava di rendergli giustizia solo a metà. Però non potevo neanche doppiarla come una femmina, allora ho cercato di restituire la mascolinità nelle intenzioni. E questa cosa è stata abbastanza complicata. Bisogna starci concentrati, perché non è una cosa immediata. Però sì, appunto, oltre al percorso che ha avuto Lev emotivamente, dove insomma si ritrova ad uccidere la madre per autodifesa, si parla molto, cioè è molto forte la tematica dell'accettazione, del non sentirsi liberi di essere se stessi, ed è una cosa ovviamente attualissima, ecco. Poi ovviamente nel gioco c'è anche la storia tra Ellie e, non mi viene adesso il nome della sua fidanzata. Ah sì, sì, anche a me in questo momento. Comunque sì, Ladini. Non ci ho giocato, quindi non so. Era Dina? Dina, bravo. Sì, quindi comunque anche quello molto inclusivo. E un'altra domanda, che questa che mi è venuta, perché non avevo collegato la tua voce, che eri anche Misty in appunto Cyberpunk. È una domanda un po' più particolare. Comunque Misty, nel caso di Cyberpunk, è sempre, per chi non l'abbia visto giocato, è la ragazza di uno dei personaggi del gioco, e ha un negozio dove vende chincaglierie e oggetti esoterici. Misty esoterica, esatto. Chincaglierie, vengono talismani che funzionano, tutta roba. Ecco, non mica taroccate, no. Robe. Oh. No, ma oltretutto anche, legge anche i tarocchi, e da lì parte poi. Ecco, allora, dato che l'hai tirato fuori te, la mia domanda era: come sei messa con l'esoterismo, con i tarocchi, malissimo. Con il destino? Malissimo. Ci credi? Io non amo farmi leggere i tarocchi, perché ho sempre paura della risposta. Mia sorella, per esempio, è bravissima a leggere i tarocchi. Ogni tanto ci prova a farmeli, ma io le dico: sì, però non mi dire la parte del... No, tralasciamo la parte. E dice: vabbè, però non ti posso dire niente. E appunto, facciamo... cioè, facciamo che non me li leggi. No, io sono messa malissimo con tutto questo. Cioè, mi è piaciuto molto il lato esoterico, spirituale di Misty, perché è veramente un bel personaggio. Insomma, in un futuro distopico, insomma, fatto di macchine, lei rimane questa essenza ovviamente molto spirituale, però la invidio, ma ecco, non sono esattamente
lo stesso genere. Capito. Va bene. Poi ogni tanto nei tarocchi esce fuori la luna nera. Come si ricorda? La luna nera. Da bambino mi spaventava così tanto quella parte, però la donna. Riguardandola adesso è cringe. Sì, fa abbastanza... Sì. Abbastanza imbarazzo. Ecco, invece io avevo una domanda che mi è venuta in mente adesso, una domanda extra. Siccome tu hai fatto, praticamente hai doppiato videogiochi, cartoni animati, cioè, c'è un, diciamo, in base al tipo di prodotto che tu doppi, hai un modo per prepararti oppure una mentalità diversa in base, tipo se faccio un cartone animato... la mia voce deve essere così, se invece faccio un videogioco deve essere cos'ha, non lo so. Tu dici tecnicamente prepararmi? Sì, a livello tecnico, sì, è così, curiosità. Prepararsi tecnicamente a un doppiaggio è uguale per tutto, anche se sai magari che quando vai a fare il cartone animato, nella fattispecie il cartone animato giapponese, lì c'è da spingere molto, nel senso sia d'intenzione che con la voce, perché comunque moltissimi prodotti sono... Sto generalizzando, ma sì. Molti prodotti sono sopra le righe o comunque c'è un'energia diversa magari dal telefilm o dal film, non so, questo è molto a grandi linee, molto così, detto proprio per generalizzare. Sì, sì. Però, ad esempio My Hero Academia, il personaggio tuo è sopra le righe in maniera assurda, sì. No, ma quello, appunto, io pensavo proprio a Mineta che è un urlo continuo. Quindi molto, molto sparato, molto sopra le righe, anche se devo ammettere che mi ha divertito un sacco. Ah, certo, poche volte mi sono divertita proprio a doppiare qualcosa come con minor Mineta, ecco, insomma. Va sì. Bene, allora io, colleghi miei, adesso passiamo alle domande. Sì, Assassin's Creed. Ok. Vabbè, io volevo fare prima una domanda per curiosità, poi vai, facci. Il tempo ce lo concede, via. Sì. Chi è il tuo doppiatore e tua doppiatrice preferita? No, io mi rifiuto di rispondere. Non ho detto collega. Ma è la stessa cosa. Io parlavo di voce, nel senso... Me ne piacciono tantissimi e tantissime. Sarebbe veramente impossibile rispondere, quindi... No, veramente, questa domanda la passo, oppure mi muto, perché scherzo, però veramente dai, ce ne sono veramente tante e tanti che mi piacciono, e adesso mettermi qui a elencare non perché ho paura di far torto a qualcuno, ma proprio perché onestamente me ne piacciono tantissimi, quindi sarebbe un elenco infinito. Una domanda peggiore sarebbe stata: qual è il tuo doppiatore che odi di più? Quindi dai, è andata bene. Allora, so che non me l'avreste mai fatta questa domanda. Siete dei professionisti, assolutamente non mi sarei. Questo mi rifiuto di pensare che me l'avreste fatta questa domanda. E poi c'è sempre il tasto muto, se in quel caso. Però questa domanda possiamo cambiarla in: c'è qualche doppiatore a cui ti ispiri particolarmente per il tuo lavoro? Allora, ho passato l'infanzia a sentire doppiatrici come appunto Patrizia Scianca, Elisabetta Spinelli, Marcella Silvestri, ma Emanuela Pacotto, insomma, è chiaro che loro, ho elencato tutte donne, vabbè, non l'ho fatto apposta, però giusto perché ispirandomi chiaramente mi è venuto distinto pensare a delle donne. Però ecco, sicuramente mi sono ispirata a loro, anche Patrizia Mottola, insomma sto parlando delle voci femminili che amavo tantissimo, che amo tuttora. È chiaro che inconsciamente mi fa ridere dirlo, ma ispirarmi a loro, anche se insomma non ho la presunzione di... Però credo che inconsciamente loro, essendo state le voci che mi hanno accompagnato per tutta l'infanzia e adolescenza, penso che, sicuramente di essermi ispirata a loro in qualche modo. Quindi, però non è che mi sono messa lì, ho cercato di trovare la mia via, giustamente, però sicuramente nel mio percorso come bagaglio culturale ci sono tutte queste grandi, grandi doppiatrici che ho sempre ammirato. Tutte figure autorevoli a cui comunque è giusto ispirarsi, ma non imitare, infatti hai giustamente detto
trovare la mia via. Esatto. È la cosa più giusta che anche perché fare. Le imitazioni non sono mai come l'originale, non si riuscirebbe neanche mai a eguagliare, e quindi bisogna cercare di essere se stessi. Questo in generale, come morale generale della serata, ve la sgancio così, vi sgancio questa perla. Va bene. Vai, facciamo dopo, i seri. E dopo questa perla arriviamo al momento dolente della serata, no, è vero, scherzando. Le domande su Assassin's Creed. Perfetto. Riuscirà a superare la prova? Assolutamente. Ma perché mi avete presa? Oh. Vabbè, dai, la prima è abbastanza non Assassin's Creed, che può essere anche non di Assassin's Creed. Allora, prima di tutto, se conosci o segui la saga di Assassin's Creed, e come magari se segui ben saprai oppure no, uno degli aspetti fondamentali della saga è l'Animus, ossia questo dispositivo appunto che ti permette di visitare diverse epoche storiche. Sì, sì, sì. Quindi, domanda di cui avrei già intuito tutto: se avessi la possibilità di usarlo, quale epoca vorresti visitare? Caspita, a parte il fatto che già nell'episodio, nell'ottavo episodio che io ho doppiato, c'è cioè la Rivoluzione Francese, anche quello poteva essere un periodo interessantino. Però, ecco, si può andare negli anni 90 con l'Animus. Negli anni 80, negli anni 80 o 70. No, scherzo, a parte questo, mi sarebbe piaciuto molto vedere cioè, l'epoca del Medioevo. Quello sì, è un'epoca che mi affascina per una serie di motivi, mi ha sempre affascinato. Quindi sicuramente intorno magari al 1500 così, se facciamo strafalcioni, però ecco, magari l'epoca del Medioevo, sì. Un po' generale, quindi... Sì, un po' vaga, però volevate qualcosa di più specifico? No, va bene. No, va benissimo. Tu hai citato anche gli anni 90, nel senso che comunque con l'Animus potresti rivivere anche i ricordi, perché con l'Animus diciamo che è iniziata come una memoria genetica, quindi rivivevi i ricordi dei tuoi antenati. Poi, dal quarto capitolo, che poi non è il quarto, vabbè, hanno introdotto vabbè, il Black Flag, sì. Potevi, diciamo, visitare le epoche grazie al DNA di alcune persone, quindi che appunto non... con cui non sei imparentato. Non stati... Ah, ecco, per cui non hai... Non sei imparentato. Sì. Un percorso genetico. Neanche. Non ricordo bene se si possono vivere anche i propri ricordi al passato. Sì, non è mai successo, ma sì. Però me ne è venuta una mentre parlavi. A me sarebbe piaciuto vedere l'epoca dei miei nonni da giovani e l'epoca di mia madre da piccola. Tommy, mi vengono in mente queste cose qua. Saranno magari troppo indietro nel tempo. Scusa mamma che ti sto dando della indietro no, nel tempo. No, ecco, magari ecco, oltre al Medioevo, anche delle epoche così, già dei primi novecento, del primo novecento, mi sarebbe piaciuto. Non so perché così. Ah, ma sono comunque interessanti. Anzi, oddio, vedere un po' i propri nonni e i propri genitori, non so come sarebbe. Non so se hai visto la serie TV Dark. No, anche se so che riguarda questo argomento, no. Ma ci sono comunque persone che incontrano i propri genitori da piccoli. No, è un po'... Però... Ritorno al futuro. No, ragazzi, chi non è stato traumatizzato dalla mamma? Beh, è possibile, ancora peggio che quello si innamora della mamma. No, ma lui no, è la mamma che si innamora. Ma è la mamma che ci prova con lui, peggio ancora. Cioè, Levi Strauss. Io padre un pronuncia. Non voglio sentire più questo nome, raga. Dopo l'esame di antropologia, non voglio sentire più questo nome. No, è stato un esame un po' brutto. A Levi Strauss è stato un antropologo di grande rilievo. Si pronuncia Strauss. E che ho detto? Le Strauss. È la citazione di un film italiano. Quello là. Non mi ricordo come si chiama, Fortezza Bastiani, se non sbaglio. C'è l'esame di antropologia e lui dice Levi Strauss e il professore lo corregge dicendo Strauss, si pronuncia Strauss. Si pronuncia. Si pronuncia,
esatto. È tipo Frankenstein di... No, fantastico. Comunque, la prossima domanda è di non lo so, ragazzi, chi è la prossima domanda? Mia. Quello di Canguri. Okay. Ecco. Dunque, vabbè, in Assassin's Creed Unity doppi appunto la coprotagonista Elise de la Serre. Com'è stata questa esperienza? Cioè, ti è piaciuto il personaggio e se hai qualche aneddoto da raccontarci? Stop, tutto qui. Allora, il personaggio tantissimo. Elise è una persona intelligente di carattere, combattiva, lotta per la verità e per la, insomma, per la giustizia per suo padre, eccetera. Però è un personaggio completo, secondo me, anche se comunque anche lei ovviamente ha i suoi dubbi, le sue insicurezze, le sue incertezze, come tutti. Mi è piaciuto molto il percorso del doppiaggio di Elise, perché comunque ovviamente ha una storia abbastanza, diciamo, tortuosa e complicata, quindi ho avuto modo di vivere un sacco di emozioni durante tutto il percorso ed è stato un bel viaggio. Aneddoti particolari non saprei, l'unica cosa la cosa bella di questo gioco è stato bello sentirsi ovviamente assieme a Arnaud, Max Di Benedetto, perché comunque siamo amici, colleghi, insomma, nella vita ci conosciamo ed è stato bello poter partecipare insieme a questo progetto. E sì, solo peccato non aver potuto doppiare insieme, ma come saprete anche voi, ormai mi sa che è sempre stata così, si doppia in colonna separata, come si suol dire, quindi non c'è mai modo, mi è capitato forse solo una volta in tutta la mia carriera di doppiare assieme a qualcuno e non ci posso che cosa è calma, sorpresa, guarda. Non ci credo, ciao. Non ti sei. Ci sono anch'io. Il microfono, sentiamo solo il labiale. Microfono. Surprise! In basso. Mi avete, okay. Avete fatto la carambata! No! No! Amore mio! No, vabbè, ragazzi. Era questa la sorpresa. Ciao. Ecco qual era la sorpresa. Io odio le sorprese, ero già qui a dire. Cavolo, aiuto. Cosa hai lì dietro? Due tette. Hai visto? È una Fujiko grandezza naturale ed è un pezzo d'antiquariato che Teo ha voluto per il suo arredamento, soprattutto perché è a grandezza naturale, soprattutto la parte frontale. Quindi dicevo, Matteo ha un gran gusto per l'arredamento, insomma, okay. Solo pezzi d'antiquariato e di pregio. L'unica cosa è più alta di me quando mi ci metto a fianco, perché è grandezza naturale, quindi mi segherei un po' di gambe. Cavolo, no, non ci credo. Vengo a disturbarti anche qua. Che bello, sì, disturbami tutto il tempo che vuoi. Vieni a darmi manforte. No, il bello è che ci siamo... Lei era un po' impanicata per questa serata, così siccome io l'avevo già fatta, ieri mi ha chiamato chiedendomi, no, ma... Ma no, ma cosa stai dicendo? Notatelo! Questo non dovevi dirlo! Come non è andata? No, gli ho detto sicuramente tu avrai fatto bene. Ho chiesto un consiglio ad Arno, caspita, lo voglio dire. Questo è un retroscena. Mastro assassino. Esatto. L'abbiamo fatto entrare proprio quando hai detto che... Non ha mai avuto modo. Stata... Esatto. Esatto, ma soprattutto lo stavo elogiando, non era il momento in cui magari parlavo male, quindi avete fatto proprio bravi, mi siete piaciuti. No, non potrei mai parlare male di te. Mua. No, dai, ancora non ci credo. Adesso mi calmo, promesso. Se volete vi lasciamo anche soli, non ci sono problemi. Noi ce ne andiamo. Accendiamo una candela, io ne ho una qui. A che gusto è marrone, cos'è? Bene, data questa felice riunione, perfetto, non è molto da sera. Bene, data questa felice riunione, quale momento migliore per leggere in due l'estratto?
Esattamente. Capolavoro, meraviglia. Ecco. Esattamente. Che è il momento che tutti aspettavamo, chiaramente. Però poi continuiamo con le domande perché abbiamo altre domande. Non si scappa. Io non scappo. Atmosfera, atmosfera. Io non posso abbassare luci anche perché sennò mi metto al buio. No, neanche io c'è Fujiko qua che Ah, quindi per accendere la luce e spegnerla bisogna passare dietro Fujiko. No, è comoda, puoi stare dove vuoi, la puoi prendere a braccetto, sì. Puoi fare quello che vuoi. Bellissimo. Allora, Annalisa, dato che dovevamo mantenere la sorpresa, ti abbiamo mandato l'estratto solo della parte della, della lettera. Sì. Quindi, giusto per darti l'idea, Max ha una parte prima e una parte dopo questa lettera. Ok. E la sua parte finisce con "dice così". E da lì allora puoi iniziare. Io. Va bene, perfetto. Noi vi lasciamo la scena, ci mutiamo tutti. Mutatevi tutti. Ascoltiamo con religioso silenzio. Fantastico. Da allora vivo qui, lontano dagli occhi e forse per quanto riguarda gli assassini, lontano dal cuore. Naturalmente ho letto i diari di Elise e ho capito che benché durante la nostra vita da adulti non sapessimo molto l'uno dell'altro, io la conoscevo comunque meglio di tutti, perché noi eravamo uguali, lei e io, spiriti gemelli che dividevano le stesse esperienze su un cammino di esistenza praticamente identico. Solo che, come ho già detto, Elisa era arrivata prima ed era stata lei a giungere alla conclusione che era possibile un'alleanza tra assassini e templari. Alla fine, dal suo diario, è scivolata fuori una lettera. Dice così. Carissimo Arnaud, se stai leggendo questa mia, allora o la mia fiducia in Raddock è stata ben riposta, o è stata la sua avidità a prevalere. In entrambi i casi, hai i miei diari. Ho fiducia che avendoli letti, tu abbia potuto capire di me qualcosa di più. E che tu sia più comprensivo sulle scelte che ho fatto. Spero che ora tu veda che ho condiviso le tue speranze di una tregua fra assassini e templari. E a questo scopo ho un'ultima richiesta da rivolgerti, amore mio. Ti chiedo di esporre questi principi ai tuoi fratelli di credo e di fare proseliti nel loro nome. E quando ti risponderanno che le tue idee sono fantasiose e ingenue, ricorda loro come tu e io abbiamo dimostrato che le differenze tra le nostre dottrine possono essere superate. Ti prego di farlo per me, Arnaud. E pensa a me, come io penserò a te, fino a quando saremo di nuovo insieme, tua amata Elise. Ti prego di farlo per me, Arnaud. Sono seduto qui, adesso, a chiedermi se ne ho la forza. Mi chiedo se saprò mai essere forte come è stata lei. Spero di sì. Che bello! Bellissimo! Brava. Meraviglia! Bis, bis! Non fare più cose del genere. Che bello, bello, bello. Da manuale, mi sembra sempre no, guarda, un miracolo. Questa volta no. Bravissimo. Per un attimo mi stavo commuovendo, però ho detto no, non posso commuovermi. Dai, la lacrimina, la lacrimina. Ma perché siamo qui apposta, ragazzi? Nel salotto degli assassini succede questo e altro. Avete fatto commuovere la chat. Ah. Devo dire, dialoghi di questa cosa sono sempre molto belli. Sì. No, devo dire, soprattutto poi tanti dei dialoghi che ci sono nei libri a volte sono anche meglio di quelli che ci sono nel gioco. Quindi, sì, è come se dicessero questo dialogo è troppo bello per un videogioco, togliamolo, lasciamolo nel libro. È sempre così. No, dai, è stato bellissimo. Bello, ma soprattutto poter leggere assieme, insomma,
al mio Arnaud, non me l'aspettavo, è stata una bellissima sorpresa. Sì, tra l'altro penso che durante quella lavorazione non ci siamo mai incrociati neanche è per sbaglio. È quello che dicevo a loro, cioè a parte il fatto che a me è capitato mezza volta nel doppiaggio, in tutto il doppiaggio di videogiochi da quando ho iniziato di essere con qualcuno ed ero con Oldani, in League of Legends tra l'altro. È stata l'unica volta con te, dicevo a loro, ma in tutte quelle ore di lavorazione, ma manco per sbaglio, ed è stato un peccato. Sì, sì. Forse per te è una fortuna, non lo so, vediamo. Abbiamo ovviato al problema, allora. Abbiamo ovviato al problema che non vi siete visti durante la lavorazione. Sì. Esatto, giustizia. Meglio dice posta dopo. Che... Meglio dice posta per te il salotto degli assassini. Quello è scontato, quello è ovvio. Fantastico. Quindi apriamo la busta. Ecco. Oh, poi apriamo la busta. Magari tra qualche anno mi faranno doppiare la De Filippi. Se continuo così. No, vabbè, ragazzi. Sì, che poi a proposito del fatto che non vi siete mai incontrati, a me fa ancora ridere la storia che ci aveva raccontato Massimo, che tipo lui doveva urlare Elise, Elise, da solo. Elise. Bellissimo. No, era stato proprio una sessione di lavorazione di questa cosa qua. Ora... credo sia durata almeno un'oretta, perché, però era uno di quei turni divisi in... c'era un'ora di questa roba qua, un'ora di altre esclamazioni, e quindi sì. Cioè hai ripetuto le parole fino a quando non hanno perso di significato. Cioè, sì, perché... è lì. Ma ho fatto esattamente come il povero doppiatore originale del videogame aveva fatto, perché certo. Perché avevamo combinazione per quella lavorazione lì, perlomeno io avevo tutto l'audio che era stato fatto, solo forse alcune volte c'era magari una battuta da fare in diversi a vuoto modi. Esatto, e ne avevo, sì, magari. C'erano anche dei bellissimi filmati, quindi dei bellissimi video, insomma. Sì, sì, infatti quando ne abbiamo parlato l'altra volta l'ho detto che appunto ho un ricordo abbastanza nitido di questa lavorazione, proprio perché abbiamo fatto almeno due turni di doppiaggio quasi vero e proprio, nel senso che c'erano i video. Sì, doppiare i video è stato veramente molto bello, molto coinvolgente, questo sì, mi ricordo che... Ho proprio il flash di quel momento in cui doppiavo i video, che è stato il momento migliore, credo, della lavorazione, assolutamente. Va bene, allora io direi che possiamo continuare con le domande su Assassin's Creed. Massimo, se vuoi, resta con noi, stia con noi, qui con noi, sì, con noi. Resta a sentire le mie gaffe, no, scherzo. No, se mi vedi in panne, dammi una mano. Sempre se vuoi. Allora, a chi tocca now? A chi tocca? Non me lo ricordo. Devo riguardare la scaletta. A Bonnie. Scusate. Cioè, ero ancora al monologo. A questo punto, domanda valida per entrambi. Se poteste tornare indietro, visto che comunque da Assassin's Creed Unity sono passati ben 6 anni, cosa cambiereste del modo in cui avete doppiato rispettivamente Elise? No. Chi risponde per primo? Prima le signore, vuole rispondere per primo, la rispondo io. Sicuramente adesso verrebbe meglio. No, scherzo. Allora non so cosa cambierei. Sicuramente è il modo di restituire un'interpretazione, deriva sempre anche dalle esperienze personali. Quindi, insomma, si spera che negli anni una persona si arricchisca. E quindi sicuramente sarebbe venuta in modo diverso, ma non saprei dire come. E questa non è una risposta da paraculo, lo dico. Sicuramente sarebbe diverso, però non c'è un modo in cui non saprei dire come. Questo. Ma anch'io sono abbastanza d'accordo, nel senso che, sai,
sapete, l'esperienza in questo, cioè in questo lavoro è uno del, insomma, è uno di quei casi dove si cresce, cioè si cresce sia a livello personale che nel bagaglio che le tue esperienze personali durante il corso degli anni, degli avvenimenti ti fanno acquisire. Certo. E quindi anch'io sono d'accordo sul fatto che sicuramente se lo rifacessimo ora, forse probabilmente riusciremmo, a parte il fatto che, vabbè, io parlo per me, riuscirei sicuramente a dare qualcosa in più. A me è capitato magari di riprendere dopo parecchi anni magari delle cose, delle serie di cartoni animati, o anche magari, sai, dopo qualche anno esce il film, allora ti capita di ridoppiare lo stesso personaggio che magari avevi fatto 10 anni prima. Effettivamente è tutta un'altra, cioè è la stessa cosa, ma è più da un punto di vista recitativo. Io ho sempre trovato, nonostante magari la voce chiaramente cambi, magari si appesantisce un pochino, però ho sempre trovato molto meglio le cose fatte successivamente. E quindi certo, questo doppiaggio, questo Unity rimarrà così, ovviamente. Beh, ma ci abbiamo messo il 120.000% di impegno. Sì, dai. E quindi ha un suo, sì, certo, e ha un suo, voglio dire, so, secondo me non è, cioè è stato fatto molto bene, non è affatto un lavoro non curato, e perché è stato curatissimo. Chiaramente, se mi fai questa domanda, ti dico sì, probabilmente adesso, ma senza volere, non è che allora non ci fossimo impegnati a sufficienza, è solo che adesso magari tante cose ci verrebbero più naturali e magari riusciremmo ad andare un po' più dentro alcune situazioni, ecco, posso supporre. Sì, tutto qua. Ma comunque, vabbè, sì, dopo sei anni siamo arrivati noi a farvi parlare un dialogo, no? Che non c'è nel gioco, se non sbaglio. No, per me è stato bello, devo ringraziarvi, no, perché non avrei più avuto occasione, appunto, magari di, che ne so, di leggere qualcosa di Elise, insomma, è stato un revival. E quindi possiamo fare una serata dove doppiamo in diretta tutto il gioco. No, per noi va benissimo, per noi va benissimo. Sicuramente non sbaglierò nulla. Scrivete, segnate la questa, che poi ne parliamo. Potremmo fare, Max, una serata in cui leggiamo tutto il romanzo. Tutto? Sì, perché ma no, tutto. Anche, ma un audiolibro. La maggior parte sono libri, tutte Elise. È il diario di Elise, quindi... Ah, e allora no. Tu non ci, cioè, no, alcune parti c'è Arno, però l'80% è Elise, praticamente. Ah, okay. Io faccio il narratore. Il primo audiolibro targato in salotto. Beh. Esatto. Va bene, mi pare che sia... Se tocca a Giovanni fare la prossima domanda, sì. Sì, dato che c'è anche Max, allora anche questa la pongo ad entrambi, perché al tempo a Max non l'avevamo fatta forse, non, ho guardato nel file, non c'era. Allora, sì, sappiamo che nel mondo almeno dei videogiochi il doppiaggio è complicato dal fatto che non avete in mano, non avete davanti... un video, una traccia appunto video da poter seguire, e quindi la domanda è, pensate che appunto avendo a disposizione quella che è una traccia video, magari anche abbozzata, non definitiva, però potreste fare meglio quello che già fate molto bene, e
l'altro pezzo di domanda è, viste le vostre ultime esperienze, anche per Annalisa, per quanto riguardava The Last of Us o Cyberpunk, avevate qualcosa a disposizione? Qualcosa sta cambiando? È nell'aria? Beh, ovvio. Il video... Allora, è vero che a volte non si ha tutto il materiale, è vero che tendenzialmente le persone che, insomma, i direttori di doppiaggio che ci seguono durante queste lavorazioni sicuramente ne sanno di più e quindi ci guidano nella situazione, però è anche vero che come doppiatori siamo abituati anche a entrare in una situazione grazie all'ambientazione. Quindi è vero che in cuffia abbiamo la battuta dell'attore originale, però non è ambientata, cioè è registrata, non è messa in un contesto. È come, cioè, è nuda e cruda, magari con l'intenzione, certo, però vai, diciamo che a volte abbiamo il contesto, a volte no. Scusa, esatto, dimmi. Mentre un video comunque quella stessa battuta, se tu la vedi ambientata in quello che sta succedendo, è chiaro che ti dà modo di entrarci di più, di farla veramente come andrebbe fatta. A me è capitato a volte di vedere appunto dei gameplay con dove magari andavo a vedere cosa era uscito fuori alla fine. Ora, a parte alcune cose poi alla fine proprio di fuori sync, perché tante volte, però non so, cioè in originale anche è così, perché anche l'originale in quel punto era fuori sync, quindi noi andando esattamente sulla battuta siamo fuori sync anche noi. Magari queste cose qua, avendo il video, cioè se uno se ne accorge può, diciamo, centrare la battuta un po' meglio, facendola un po' più lenta in modo da coprire tutto il battito. Quindi, insomma, avere questa possibilità è sempre una gran cosa. E quindi, d'altra parte, forse una volta capitava anche un po' più spesso di avere video, solo che poi il lavoro è stato talmente accelerato che a volte noi doppiamo appunto le battute, ma i disegni magari, cioè la grafica non c'è ancora, cioè devono ancora farla, che poi magari la fanno sulle battute, quindi è molto difficile. A me a questo proposito è capitato di doppiare l'attore con i sensori, magari l'attore, il video sì, dell'attore con i sensori tipo Gollum, non mi ricordo come si chiama, il motion capture, ok, quella cosa lì, sì, anche questo capita, però ecco, tante volte i video appunto non sono pronti. Poi io volevo rispondere alla seconda metà della domanda, ma non me la ricordo più. Se nelle tue esperienze più recenti, dato che appunto parlavamo di Levo, di Misty, non so, hai avuto qualche traccia in più rispetto al passato oppure no? Allora, soprattutto con Cyberpunk mi è successo di avere più video. E vabbè, un paio di volte invece mi è capitato di doppiare la scena e che poi uscissero i video e che venissero messi in una sorta di trailer di anticipazioni online, esatto. Perché, oltre al fatto che il gioco magari è stato un pochino, ecco, però sì, con Cyberpunk ho avuto molte più occasioni, quasi da subito, visto come era fatta Misty in video, no? Quindi avevo questo volto, questa... Invece con con The Last of Us me ne ricordo 3 o 4 di video. Però io, come esperienza mia personale, negli ultimi anni nel doppiaggio di videogiochi ho visto aumentare questi video durante le lavorazioni. Certo, ovviamente poi capitano anche appunto i video con motion capture un po' strani, destabilizzanti, ma ci si abitua.
No, è molto molto utile, è molto bello per un doppiatore avere il video. Non solo perché il doppiaggio nasce così, ma anche perché senti di rendergli molta più giustizia. Ecco. Certo, certo. Sarebbe bello aver tutto, però non è impossibile. Sì, diciamo in questo caso la filiera, la filiera produttiva è abbastanza particolare rispetto a quello che può essere un film. Però sì dai, sentendo queste testimonianze ci fanno ben sperare, insomma. No, sì, speriamo, sì, certo. Speriamo. Ma anche perché comunque in ogni caso viene meglio, ecco. Esatto, esatto. Certo, sì, che poi meglio. Appunto che non sia il video finale, ok, ma che almeno abbiate in mano qualcosa di abbozzato, sicuramente aiuta, certo. Lo capiamo. Perfetto. No, comunque questa cosa vi fa abbastanza onore, perché tipo nelle scene in cui Elisa e Arnaud litigano oppure sono molto vicini dal punto di vista affettivo, cioè il fatto che voi non abbiate mai lavorato insieme, cioè è difficile raggiungere quel risultato lavorando comunque singolarmente, cioè un litigio simulato singolarmente è molto difficile da rendere su schermo. Sì, sì, certo, ma noi un po' ci siamo abituati, un po' con il doppiaggio, perché difficile ormai, al di là della situazione, vabbè, di quest'anno, di questi ultimi due anni, però se cioè appena hai un personaggio un po' più grosso, è difficilissimo che ti facciano fare i turni insieme al tuo compagno, diciamo. E io mi ricordo, cioè, se penso a 20 anni fa, quando ho iniziato, sì, effettivamente io la maggior parte non ero mai in turno, anche quando ho iniziato a fare le prime cose grosse non ero mai in turno da solo. C'era sempre, era più difficile perché ti costringeva a stare molto più attento, perché chiaramente se sbagliavi tu era costretto magari a rifare la sua battuta anche l'altra persona. E lì su cazzi, diciamo. Esatto, esatto. Perché poi io, oddio, no. Per esempio, io che ero, diciamo, agli inizi, quindi ho avuto la fortuna magari di fare alcuni protagonisti dove, quando, insomma, non è che fossi proprio il massimo della sicurezza, e quindi mi trovavo a lavorare con delle colleghe e dei colleghi magari invece che lavoravano da 20 anni, e quindi, cioè, ero terrorizzato, però questa cosa qua faceva sì che stessimo tutti quanti molto molto più attenti. Adesso, ovvio, sei da solo, sai già che se sbagli comunque la puoi rifare senza creare problemi a nessuno, e quindi questa cosa qua forse un pochino ha mitigato un po' il clima, anche perché insomma c'è un po' meno tensione, ecco, e da quel punto di vista a me va più che bene. Però appunto non è, anche lì non è la stessa cosa. Però appunto, se tu guardi qualsiasi cosa attualmente dove ci sono litigi oppure scene d'amore, oppure al 99,9% non sono state fatte con le persone insieme, ecco. No, ormai quasi più. Ok. Va bene. Che poi da un lato era bello perché c'è comunque uno scambio di energia. Allora, io ho iniziato un po' dopo di te, però era entrata in vigore la colonna separata, no? Però magari, insomma, all'inizio anch'io ho potuto doppiare, magari con qualcuno c'era uno scambio di energia diverso, questo lo so aggiungere. E poi comunque ti diverti di più, cioè nel senso che comunque in due, magari a volte capitava anche in tre, quindi comunque c'era sempre un po' di insomma, si giocava anche un po', ecco. Insomma, che se estrapolassero quello che stai dicendo così, suona un po' male. No, parlo... Sì, no, ma... Era una battuta scema. Da sala di doppiaggio ad altro, certo. Certo, chiaro. Vabbè, tanto non siamo più in fascia protetta, abbiamo superato le 10 di sera, quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista.
Infatti. Va bene ragazzi, allora ci sono altre domande? Che... Neanche perché ha detto Matteo in merito alla qualità del doppiaggio di Assassin's Creed Unity. È emblematica per me la frase di Elise che dice ad Arnaud: se non hai lo stomaco per questo, allora non mi servi. Cioè, ho una rabbia e una frustrazione che veramente da manuale. Sì, ma poi quel punto della storia è cruciale, cioè ora o mai più praticamente. Sì, diciamo che Lisa aveva già avuto il suo bel bagaglio di problemi, lutti e quant'altro, e quindi magari questa crudezza, diciamo, derivava un po' dall'accumulo delle sofferenze, della difficoltà comunque della situazione in cui versavano, perché insomma... tradimenti, persone che si celavano, comunque morti e complotti, non so cos'altro potevano aspettarsi, ecco, sono stati abbastanza, non si sono fatti mancare niente, direi, nella storia. Sì, ne hanno affrontate di cotte e di crude. Comunque, volevo chiedervi, di recente Ubisoft ha, come dire, fatto un annuncio in merito ad alcuni prodotti secondari del brand di Assassin's Creed, tra i quali una specifica categoria prende il nome di Chronicles, ovvero prodotti che sono dedicati a personaggi la cui storia non è stata completata e che verranno recuperati in alcuni media. Per esempio, stanno facendo un cartone animato, un webtoon, dedicato ad Edward Kenway, protagonista di Assassin's Creed 4. Ora, e stanno anche producendo una serie televisiva su Assassin's Creed, sulla cui ambientazione non si sa nulla, nulla di nulla, è il segreto di Stato. Ora, vi piacerebbe tornare su Arnaud e su Elise, magari in ambiti diversi dal videogioco, come per esempio la serie televisiva o anche un cartone animato? Beh, a me un sacco. A me? Subito, guarda! Sono già lì. No, penso a me un sacco, sì. No, tra l'altro non sapevo di questa cosa, speriamo, nel senso, se parlo per me, se sono adatto alla versione. Ovviamente diciamo, noi speriamo insieme. Chiaramente, voglio dire, però... noi speriamo insieme a voi, perché Arnaud, per esempio, vorremmo vedere la sua storia finalmente compiuta. E lì magari inserire qualche altro aneddoto, qualche altro frammento non sarebbe neanche male, perché è un personaggio che fa sempre piacere rivederlo. Certo. Avere più spazio. Speriamo, fateci sapere, voi siete sicuramente più informati. Ecco, infatti. Sicuramente poi noi, ovviamente noi vorremmo gli stessi doppiatori anche per una questione di continuità, perché non so agli altri, ma a me dà un sacco fastidio quando si cambiano doppiatori anche per motivi extra, perché mi piace la continuità. Sì. Cioè, posso capire soltanto quando il personaggio invecchia tanto, tipo Paolo De Santis è stato Altair, no? Poi in Revelations Altair ottantenne era un altro doppiatore ancora. Lì ci può stare, però cambiare così un personaggio di punto in bianco è un po'... Il doppiatore di un personaggio ci fa un po' strano. Vabbè, ma tu pensa che mo già nel prossimo Animali Fantastici non ci sarà manco Bocca Nera per doppiare Johnny Depp? Perché? Non so. Perché Johnny l'ha detto, sai. Però non è detto. Non so se Bocca Nera doppia. No, Bocca Nera è il doppiatore di Johnny Depp. Sì, però Pier, quando... vabbè, non so chi di voi ha visto Spartacus, non ricordo. Quando morì l'attore, Andy Whitfield, si chiama così. È morto giovanissimo. Sì. Mamma mia. Lui ha fatto Spartacus nella prima stagione. Poi hanno cambiato l'attore... ma li mantennero lo stesso doppiatore, che era appunto Fabio Boccanera. Sì. Quindi potrebbero anche rimanere con lo stesso doppiatore, oppure anche in Game of Thrones sul personaggio di Dario Naris, no? Lì cambiò l'attore, ma mantennero questo doppiatore. Stefano Crescentini. Può essere un modo per dare anche una sorta di continuità al pubblico, chiaramente se la voce del doppiatore non va a stonare particolarmente con la nuova fisicità dell'attore. Però sì, può essere uno stratagemma appunto per lasciare una continuità, perché come dicevate,
credo il 90% del pubblico infastidisce quando cambia la voce. A me stessa quando guardo qualcosa faccio fatica ad abituarmi a una voce nuova, però. Poi lì ci fu anche il cambio di doppiatore su Gandalf, perché Gianni Musi ha l'anima sua. Vabbè, quello però era un po' inevitabile. Quello era inevitabile, sì, sì. Però comunque a me personalmente fece comunque strano, perché Gianni Musi per noi, cioè per me era lui Gandalf, insomma. Però anche il doppiatore successivo, che purtroppo ci ha lasciati di recente, è stato spettacolare, vabbè. Non serve che lo diciamo, insomma, non serviamo noi per dirlo. Però sai, a volte capita questa cosa qua, no? Che magari, io cito Star Wars perché mi viene il primo esempio, ci sono i doppiatori di Obi-Wan e di Anakin nel film, che sono, non mi ricordo il doppiatore di McGregor, però quello di Anakin è Pezzulli. Nel cartone Clone Wars rimane il doppiatore di Obi-Wan, però quello di Anakin è Marco Vivio. Cioè, perché a volte si fanno queste scelte? Quella non l'ho capita. Potremmo chiedere a loro. Che ci sta bene, per carità, anzi. Sì, credo dipenda dal fatto che il personaggio animato in quel modo dà delle vibrazioni diverse rispetto all'attore in carne ed ossa, quindi magari la voce non ci stava al 100%, è l'unica che mi viene in mente. Magari anche un problema di reperibilità, cioè. Sì, banalmente potrebbe anche essere un problema, non so, sì, di reperibilità o di problemi di collaborazione, dico banalmente, ogni tanto succede così. Però sì, a volte, magari a volte capita che, cioè, tendenzialmente, perlomeno, credo che si cerchi di mantenere tutto com'era. Di solito non, se ci sono dei cambi, magari c'è un cambio totale del cast. Se il cast è lo stesso e uno o due soli non sono gli stessi, probabilmente ci sono stati altri tipi di problemi, ecco. Di solito è così. Quindi, cioè, ecco, tante volte io sento questa cosa qua, che magari appunto sembra una decisione magari o del direttore di doppiaggio, cioè, ma la maggior parte delle volte non è così. Le persone vengono contattate poi per X motivi, o magari perché quel lavoro lì va fatto entro 3 giorni, entro una settimana, sì. E quindi magari non hanno la disponibilità, oppure in alcuni casi magari può essere anche per cose particolarmente grosse, può esserci anche un motivo economico, non lo so. Però sì. Quando capita, di solito c'è sempre un motivo, insomma, che non è tanto il fatto, no, tu mi stai antipatico, non ti chiamo, ecco, quello non credo. Va bene. Ok ragazzi, quindi per quanto riguarda le domande della chat, ad alcune in maniera indiretta abbiamo già risposto, tranne a una che è domanda finale di chiusura. Memoria permettendo, qual è la vostra scena preferita di Unity? Memoria permettendo. Però sicuramente a me la scena che ha messo più tristezza è stata la morte di Elise, però vabbè, non è stata la mia scena preferita, diciamo. Magari quella appunto che vi ha lasciato qualcosa in più, quindi sì. No, io come ho sempre detto, questa è stato proprio il momento in cui ho dovuto appunto doppiare queste lettere di Elisa Darnoson, è stato il momento più coinvolgente per quanto mi riguarda e più, insomma, più emozionante. E quindi quando ripenso al doppiaggio di Elise della serie in Assassin's Creed mi vengono sempre in mente queste lettere, quindi credo che sia quello il momento migliore. Insomma, Annalisa, sempre scene tristi, Elise, Febe in Odyssey, romantici. No, però c'è sempre una morte, divento come si chiama l'attore, aspetta, Ned Stark. Sean Bean.
Destinato a morire, qualsiasi cosa fa la prima stagione. Subito ho pensato a quello quando vedo tutta questa cosa. No, speriamo di non ripercorrere lo stesso cammino artisticamente, se no una stagione di ogni cosa e poi via. Vabbè. Ok. Pure io gli voglio un sacco di bene a Ned Stark, maledetti. Vero, mi piaceva tantissimo. Dai, vabbè, ma se si sapeva che moriva, no? Certo, lo interpretava lui. Era Sean Bean, quindi è normale. Cioè. No, vabbè, no, fate questo. Non parliamo del Trono di Spade, che il finale mi ha veramente lasciato dopo 10 anni di vita che gli ho regalato. Sì, sì, pure a me. Il dente avvelenato. Vabbè, io facciamo una live... Casi. Io sono uno dei pochi forse che difende il finale in parte. Oh, fuori. Mamma mia. Fuori. Mamma mia, che coraggio. Fuori dal mio computer. Fuori dal mio internet. In privato parliamo di cosa non mi è piaciuto, di cosa mi è piaciuto. Sì, altrimenti poi diventa il salotto di Game of Thrones. Esatto. E comunque la scena più triste di Unity è quella di Dead Kings quando Arnaud vede la falsa Elise. Quella non me la toglierò mai dalla testa. Sono rimasto veramente di una tristezza. Allora lì, cioè, non so se, penso che Annalisa e Massimo non sanno queste dietrologie, però è veramente un peccato, perché veramente Annalisa hai perso la possibilità di fare una scena incredibile che Ubisoft non ha fatto, perché nel gioco, cioè nel DLC doveva essere tutta un'altra cosa, tipo che lui aveva visioni di Elise, poi la lasciava andare con un viaggio interiore, quindi superava il lutto, invece... Non c'è tempo, facciamo che c'è una che è identica a lei, è vestita uguale a lei e basta, fine. Ma infatti io da che ricordi è tu, morta. Ok. Basta. Non è che ho avuto grandi ricordi. No, non è beautiful, da se non è morto è morto. Cioè. No, vabbè, però magari in qualche flashback, in qualche reminiscenza, ma vabbè, insomma. Max, quindi invece la tua domanda, la tua scena preferita? Ma guarda, io non, nel senso, non ho un ricordo di una scena in particolare, purtroppo, cioè nel senso ricordo diversi momenti, una cosa che non c'entra niente, cioè nel senso, io ho invece il perfetto ricordo di quando ho doppiato il trailer del videogame. E mi ricordo che l'abbiamo fatto un sacco di volte perché e poi erano anche e c'erano anche dei, adesso non ricordo, ma erano dei tagli diversi, quindi io non so poi quanti trailer siano usciti, diciamo. Di solito c'è il trailer di lancio, il trailer sulla storia, lo spot TV, di solito quelli... quello dove non c'era poco, solo... non mi ricordo, quello, cioè nel senso io ne ho doppiato uno molto molto lungo e credo che da lì poi avessero tagliato qualche cosa e ne hanno forse quello era sulla storia. Era lo story trailer, sì. Sì, ma i story trailer fanno sempre, quindi che sono scene tratte dal gioco. Dal gioco. E anche quello era stato, no, ma ero, cioè, mi ricordo anche, si è bloccato, no. Ragazzi, ha sbloccato il ricordo, come si suol dire. Ed ecco di qua. E quindi niente, no, di particolare di Assassin's Creed Unity mi ricordo appunto la registrazione del trailer, che è stata particolarmente, perché di solito perché è stata molto curata. Prendono le scene migliori proprio per incuriosire e incentivare le vendite, quindi giustamente. Sì, oltretutto con quel trailer della storia ci hanno spoilerato la storia, esatto. Cioè, è uno dei trailer più indecenti della saga. Sì, infatti mi ha fatto ridere le scene. Infatti mi ha fatto ridere, prendono le scene migliori e sì, l'hanno fatte vedere già, e hanno spoilerato un sacco di cose in quel trailer lì. Io grande. Ok. Scusate.
No, quel trailer, cioè, era davvero quello di, della storia bellissimo, però cioè, tradimento di Pierre Bellec, basta, sì. Ce l'hanno fatto vedere. Vabbè, e sapevi già dove si arrivava. Nel momento in cui c'è Claudio Moneta, cioè, te lo vuoi anche aspettare. Effettivamente, è vero. Esatto, sapevamo già che il traditore era Moneta. È sempre Moneta. Claudio Moneta è come il maggiordomo, è sempre sua la colpa. Va bene Pietro, vai, tocca a te. Che devo fare? I saluti finali? Se non li faccio io, se non te la senti. Guarda, io posso rimanere, ma non sono sicuro su Max e Annalisa. Esatto, questo, ripeto, diventa sequestro di persona una certa, quindi dai, chiudiamo. Sto scherzando, ovviamente. No, vabbè, allora, siccome ho iniziato io e finisco anche io, vi dico grazie a tutti gli spettatori per aver assistito alla live, grazie ad Annalisa, a Massimo che hanno gentilmente accettato di partecipare a questa nostra live. Grazie mille a voi. Ah, ok, no, sentito la voce, grazie però. Grazie a voi e grazie al pubblico, è stato, abbiamo partecipato volentieri, insomma. Quindi vi auguriamo un arrivederci e ovviamente ci saranno sempre delle sorprese che annunceremo in settimana. Esatto. Ciao ciao. Ciao a tutti, buonasera, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao Annalisa. Ciao Max, Arnù. Ricordati ciao. Di me. Pensami. Sempre. Da quassù non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi. Le cose torneranno mai come erano prima, secondo te? E per te? Dopo quello che è successo e ciò che abbiamo perso. Quindi è finita. Il corso della storia è cambiato. Non si torna indietro. Non si torna indietro. Ma andare avanti non significa farla finita.